Cara Emanuela Pierantozzi, facciamo un branetto in bolognese? Bolognese. Bolognese si dice. Oh, fammi scavare nella mia memoria. Mi Guarda, rispondi? mi viene male. Ma proviamo magari appena appena. Esatto. Mi fa domande in dialetto Tarzan, lei secondo me non capisce niente di Tarzan. Sabut. Mi può rispondere in bolognese? Vabbè, facciamo così, io lo faccio in italiano, almeno uno. Emanuela, ma come fa a essere così magra questo volto scavato e maciato? Maciato. Costituzione. Sì. Ho preso da mio papà, diciamo che anche mia mamma di famiglia, diciamo crescendo, diventando grandi, le guance si scavano. 30, è 1960 e 8. 8. Quartiere di Bologna? Parco dei Cedri, diciamo quartiere Mazzini. Senta, Bellissimo. cosa ci fa e come vive una bolognese? No, come dice lei, bolognese? No, come dice lei, bolognese? Bolognese, guarda, io sono Sì. andata via da Bologna per la nazionale di judo da 18 anni e quindi non è che il mio bolognese, poi Ma Pierantozzi è un cognome marchigiano. è ancora là Emanuela, la famiglia o Sì, certo. no? Al Parco dei Cedri. No, ci siamo trasferiti quando avevo 18 anni a Pianoro. Ah. Senta, Esatto. ma e a Savona cosa ci fa? Dove? A Savona insegno scienze motorie judo. All'Università di Savona? Certo, scienze motorie, Università di Genova, che ha il campus anche a Savona, dove c'è la triennale, e lì insegno ai ragazzi del secondo anno della triennale judo. Poi anche la magistrale insegno pianificazione, programmazione e allenamento, quindi sono qua come insegnante e anche ricercatrice. Però sono qua soprattutto perché hanno un mare stupendo. Una regione con una natura bellissima e devo dire che Senta, mi dice due robe sull'Emanuela privata, sposata, fidanzata? Come l'Emanuela sposata. si chiama? Quanti anni ha? Che lavoro fa? Se avete figli, i nomi, l'età? Solo se vuole, se non vuole andiamo avanti. Abbiamo dei gatti. Avete dei gatti? Sì, Come si chiama lui? Leo, Lulu. No, lui, non i gatti. Segreto. Quello è un segreto. Diciamo. Ma sposati? Sì, scusate. Non è un atleta, quindi non è un atleta. Non è un Neanche che lavoro fa lo diciamo, vero? artista. Artista, cioè? Basta, vuoi sapere troppo, Ma perché è un personaggio, è noto. Ah, No, c'è anche a Bologna? Solo a Bologna o lo conosco? internazionale, quindi. Ah, ma dai. Ma è una storia che ha già raccontato o non ha mai raccontato Emanuele? Non l'hai raccontato, quindi hai una specie di scoop, però finisce qua. Ah no, ok, va bene. Allora finiamo con le note familiari se vuole, a parte i nomi dei gatti che glieli abbono. No, la famiglia se le va, quanti anni hanno, che lavoro facevano, come si chiamano, intendo i genitori, fratelli, sorelle, nipoti, nipotine. Una famiglia, diciamo, 3 figli. E mia madre e mio padre stanno bene, sono a Pianoro, praticamente quasi ogni giorno ci vediamo via Skype, facciamo Quanti ginnastica. anni hanno? Mio padre ne ha del 43, quindi fa quest'anno 78, però ne ha 77 perché è di fine luglio. Mia madre è del 45. Senta, ma Covid a Pianoro, poca roba? Poca roba, stanno bene, io invece l'ho avuto l'anno scorso, non so esattamente quando, ma mi Però sono. da atleta. Esatto, no, devo Senta. dire, infatti, sono contenta perché così spero di non fare vaccino. Senta Emanuela, ma se noi facciamo braccio di ferro, no? E io perdo da molte donne, ma da lei perdo in particolare, cioè un atleta come lei, una persona così in forma, no? E rispetto, mi scusi, rispetto a una persona che non è allenata come me, no? E c'è un'enorme differenza, non parliamo di judo, ma proprio il braccio di ferro, di quanto vince lei con me? Tanto, Non saprei, guarda, è una cosa che eh?
mai sperimentata se non forse a 18 anni. Che... Senta, il judo resta per sempre, uno judoka è per sempre la filosofia, mi scusi, la Disciplina. azione mentale. Ad esempio, io oggi sono andato a dormire all'una, no, mi hanno rubato un computer, insomma, mi hanno, per me sono anni tragici. E, poi lei è stata molto carina, ma dico, uno judoka è regolare anche nella vita a dispetto mio? Cioè, resta dentro, ci sono giudochi che hanno preso la famosa cattiva strada, quella di Fabrizio De André. Non saprei per gli altri, ma io devo dire che non solo judoka, ma da sportiva si resta sportivi tutta la vita. Quindi, Quindi... ad esempio, lei mangia bene, non ingrassa, non mangia i gelati. No, mangio gelati perché fanno bene, però ecco, non abuso di niente, quindi uno stile di vita sportivo. E fa judo, poi dal momento che questa è proprio una disciplina, quindi è normale essere disciplinati. E quanto ha guadagnato con il judo, Emanuela? Judo abbastanza per poter allora vivere di quello. Adesso poi successivamente, contemporaneamente studiavo perché è finita la carriera, non avevo certo messo da parte soldi sufficienti per mantenermi per tutta la vita. E però sono molto contenta diciamo, del fatto che quando sono stata atleta io, judo femminile è diventato uno sport olimpico, quindi è diventato uno sport quasi da professionisti. Poterlo fare proprio a tempo pieno, quindi Emanuela, siccome non sono certo di riuscire a coinvolgere in operazione analoga tutti i campioni, tutti i medagliati olimpici, li citiamo insieme qua. Giulia Quintavalle, Pisana, oro, lei, argento e sì. Atlanta 96, ok? No, Scarpina, Atlanta 96 ha vinto il bronzo. Io l'ho vinto l'argento nel 92 e poi ho vinto il bronzo a fine carriera nel 2000. Ok. Scarpina nel 2000 anche lei bronzo, Maddaloni oro. Aspetti, Scapin che è Trentina, se ricordo bene, Bolzano. Bolzano, Pino Maddaloni, Casertano, ma quello lo sento domani. Poi abbiamo Giulia Quintavalle, Pisana e Oro. Non è Livorno. Pisana Di Gorizia? sì, però non sapevo fosse di Pisa, pensavo fosse di Livorno. Io, ma magari sbaglio io, magari è di Gorizia. Magari è di Gorizia. E poi altri medagliati? Felice Mariani, Ezio Gamba. Un E giorno. Girolamo Giovinazzo, Ah sì, brava. Di aveva dov'è dei Giovinazzo? È campano? Romano. Romano. Mi vende il numero privatamente dopo al WhatsApp? Ce l'ha di Giovinazzo? No. Dove ha vinto la medaglia? In che Olimpiade? Barcellona anche lui, no? Lui ha vinto l'argento nel 1996 ad Atlanta e il bronzo anche lui ha... A Sydney, oltretutto con un ginocchio rotto, quindi vabbè, è riuscito a vincere il bronzo con un crociato rotto. Manuela, glielo chiedevo fuori onda, no? Ma nell'era dei lustrini, ad esempio, dopo interverrò in una trasmissione che si chiama a Modena Tacchi e Tacchetti. Brava, Giulia Quintavalle di Livorno. mi scusi. Scusa. Viviamo in un'era dell'Instagram, che la bellezza è tutto, il fascino è tutto quello che sappiamo. Sanremo, no? È la settimana, adesso non ricordo, inizia domani sera. Do un'occhiata a vedere se c'è già qualcosa adesso, ma non credo. E la domanda è doppia, Emanuela Quintavalle. Buonanotte, Emanuela Pierantozzi, mi scusi. La domanda è doppia. Uno judoka è davvero appagato di quello che ha avuto sul piano della visibilità? Perché, come dire, se siamo... Non, cioè, questi personaggi che abbiamo citato incendiano la mia fantasia. Prima parlavo con mia moglie, che è un'italiana media. Sì, mi sembra il nome, mi dice qualcosa, Emanuela Pierantozzi, però andiamo anche indietro di 20 anni. Allora, dico, se lei guarda, l'anno scorso c'era Georgina con Cristiano Ronaldo a Sanremo. Una donna come lei, visivamente normale, per esempio, non mi ha detto, avvisami prima che mi devo truccare, devo andare dalla parrucchiera con questa faccia, perché cioè, in realtà... Emanuela funziona così, soprattutto le colleghe, i colleghi che mi conoscono dicono: Vanni, io ho visto delle tue cose, sono molto lunghe,
metti in difficoltà le persone e un giornalista della Rai mi ha detto non deve piacere solo a te l'intervista. Bene, ma dico, voi normali, Emanuela, non sognate di essere al posto di Georgina, non sognate di essere, se lei ricancellasse, oggi avesse 13 anni, non si guarderebbe allo specchio giorno e notte, Instagram, coltivando la sua bellezza, dicendo io voglio diventare, ecco, non vorrebbe diventare una bolognese illustre che ieri ho visto un attimo a Rai 1 da Mara Venier, Elettra Lamborghini. Rani, io ero bella, molto bella anche da giovane, cioè non anche da giovane, da ragazzina. Avessi voluto, allora non c'era Instagram, avrei fatto altre scene, non avrei fatto judo. Ecco, dico, ma Giudo non vi va un po'? Cioè, No, popolare. penso che certe persone non hanno bisogno di apparire. Certo. Anche oggi, molto è molto più le persone che hanno voglia di andare su Instagram, sono molto di più, appunto, i social media, ma non tutte. Quindi allora, come oggi, non avrei fatto quelle scelte. Non ho fatto quelle scelte, oggi non farei quelle scelte. Ecco, non abbiamo citato una. Che mi contattò per avere contatti di manager e poi le chiese una cosa analoga, Giulia, no, la Rosalba Forceniti, e la specialità è judo pure o altro? Bronzo nel 2012. 12, esatto. Lei così, così personale. Sofia Morico, bronzo 2004, Certo. una grande. Però lei si ricorda che insomma conquistò i titoli con, si ricorda con Luca Cordero di Montezemolo, si ricorda la faccenda, no? Rosalba, no, non se la ricorda. No, tra l'altro ha ragione Emanuela, era bellissima, non che adesso non lo sia, però c'è un'immagine che esce da, non esce più, Sporti Storia, l'esultanza di Emanuela Pierantozzi da Pinterest.it. Ed era. Non capisco quale fu. Qual era? Che medaglia era questa che viene fuori in cui lei guarda a sinistra? Ah, tra l'altro, sì. Tra il 92. Aveva i capelli più lunghi all'epoca. Senta, chi è l'uomo con i baffi e gli occhiali? È un tecnico, forse un tecnico anche straniero. Vabbè. Niente. La cubana. Allora, dico, ritorniamo sul marito, no? Vuoi sapere del judo o dei fatti miei? No, di quel che mi viene in mente. E festeggia il bronzo di Sydney 2000. Oh, e ne valsa la pena, Emanuela, cioè, perché ci sono, cioè, giocatore di calcio, lei ha presente Balotelli. Balotelli non fa niente tutto il giorno, ingrassa, mangia come me, ha un sacco di belle macchine, così, eccetera, eccetera, fa la bella vita, poi va in campo, così, dialoga su, con Instagram. Il judo credo sia un pizzico più faticoso, più impegnativo, sia mentalmente che fisicamente, o no? Ma non, sì, non è paragonabile, proprio calcio e judo sono due discipline molto diverse e devo dire che non invidio niente di quello che fanno i giocatori perché tutto ha un prezzo, tutto ha un prezzo. Senta, ma è uno sport femminile o è una forzatura? Perché insomma, certe discipline. Per te è la femminilità, Come? siccome l'essere è sicuramente complesso, il maschile e il femminile, l'importante è che non sia una definizione stereotipata, capito? È una ricerca, quindi poter fare una disciplina e poter scoprire chi si è dà modo di tirar fuori anche la femminilità come la maschilità, e quindi la disciplina a combattimento sicuramente tira fuori anche degli aspetti molto maschili, ma no, non per questo reprime quelli femminili. E quindi è una ricerca e la possibilità di fare un qualcosa che ci permette di conoscerci, ci permette di esprimerci, tira fuori anche la nostra essenza, maschile e femminile, quello che siamo, insomma. Emanuela, pensiamo ai podi olimpici. Io ho conosciuto, no, ho fatto un'intervista lunga, no, forse ne ho fatte due, no, anzi, a Federica Brignone, no? Anni fa, ne feci una per iscritto tramite la mamma, lavoravamo insieme al giornale, la mamma collabora ancora, Ninna Quario. Poi ci siamo conosciuti, io sono un cultore, Emanuela, dei piazzamenti.
Cioè per me quarto, quinto, sesto, settimo sono a Olimpiadi e Mondiale, sono signori piazzamenti. Per esempio, fortunatamente l'Italia che non si è qualificata nel calcio si è capita, cioè l'Italia che non va al Mondiale è il flop, l'Italia che esce al primo turno è un po' meno flop, agli ottavi, eccetera, eccetera. Invece in Italia viviamo questa strana situazione, Emanuela, che uno arriva in finale, perde i rigori, è uno scemo. Arriva in semifinale, perde, ma non so, Italia-Spagna del 2012, Prandelli uscì. Cioè, perse la finale 4-0, Giancarlo Padovani è un amico, gli stava antipatico Prandelli o comunque lo criticava pesantemente, era quasi felice lì. Negli sport olimpici conta solo, qual è la forbice, Emanuela, che riguarda i piazzamenti proprio? Cioè, il primo posto vale 20 volte un settimo posto, 4 volte un secondo? Beh, intanto dipende molto di che nazione sei. In Italia, alle Olimpiadi, in primo posto non c'è paragone col secondo. Cioè, proprio non hanno storia, i mondiali non hanno nessun tipo di visibilità, gare molto più importanti, proprio quindi conta il primo posto perché fuori allo schermo diventi un dio, una dea per un giorno e tutti gli altri piazzamenti per, diciamo, il pubblico, i media italiani, che appunto c'è ignoranza sportiva, non contano in questi sport, tra virgolette, poco conosciuti, quindi tra virgolette minori. Personalmente, medaglie ai mondiali, alle Olimpiadi, agli europei sono medaglie tutte importanti perché poi l'oro è l'oro, punto. Però tra primo, secondo, terzo posto, alle volte la differenza lo fa l'arbitro, alle volte veramente delle piccole cose, essere quindi un atleta da medaglia, infatti un po' si dice così, vuol dire essere un atleta che può vincere l'oro come l'argento.